Bleach, 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 bleach. Un saluto a tutti e bentrovati. Quest'oggi vorrei spendere due parole in maniera piuttosto informale, dove perdonerete il mio tono di voce un po' più basso del solito, a proposito di una figura estremamente importante per Trieste e anche per gli appassionati della montagna, ovvero Emilio Comici, fortissimo e famosissimo alpinista triestino, scomparso effettivamente il 19 ottobre del 1940. Quindi il prossimo 19 ottobre si compiranno così gli 80 anni dalla scomparsa di questo importantissimo personaggio. A proposito di un progetto che è stato un'esperienza di grande arricchimento e formazione personale che ho vissuto alcuni anni fa, nell'ambito della realizzazione di un film documentario da parte mia e di alcuni amici e colleghi, basato sulla figura dell'alpinista triestino Emilio Comici. Chi è stato Emilio Comici? Comici è stato probabilmente uno dei più grandi alpinisti del passato, sicuramente uno dei più grandi del panorama italiano. La figura di Emilio Comici è rimasta impressa nell'immaginario collettivo di alpinisti, appassionati o più in generale di frequentatori delle montagne, a causa delle caratteristiche a mio avviso realmente singolari ed interessanti della sua vita, della sua biografia. Come per esempio la sua grande generosità che quasi proverbialmente emerge dalle biografie e anche, diciamo, trapela in qualche modo dai suoi appunti raccolti in un libro uscito postumo intitolato Alpinismo eroico. Dal mio punto di vista, Emilio Comici è una figura che più di altre si avvicina al concetto idilliaco dell'eroe, ovvero sia una persona, secondo me, capace di imprese straordinarie e, per la sua epoca, quasi impossibili, ma non in grado di coglierne e di prendersene pienamente il merito. Per fare solo uno degli esempi possibili in tal senso, ci basti pensare alla palestra di roccia della Varrosandra, un luogo nel quale Emilio Comici fu tra i principali fautori della prima scuola di roccia in Italia, ed era il 1929, un fatto dal quale emerge da una delle due biografie a cura di un scrittore alpinista contemporaneo di Comici, in parte, Spiro dalla Porta Xidias. Il titolo è Emilio Comici, mito di un alpinista, dalla quale, appunto dicevo, emerge un sincero spirito di condivisione di una passione affinché possa diventare un valore collettivo, senza alcuna pretesa di esibizione né tantomeno di guadagno. Tuttavia, nel lontano 2014, l'anno in cui iniziavo ad interessarmi alla figura di Comici, non ero a conoscenza di tutti questi dettagli sulla sua vita, sulla sua storia. Per me Emilio Comici era un nome ed un cognome che per sentito dire era associabile alla Varrosandra e poco altro. E in questo senso devo essere estremamente grato alla mia compagna Elisa, che mi ha introdotto e mi ha fatto muovere i primi passi verso la scoperta e l'approfondimento di questa figura così straordinaria. E questo è avvenuto grazie alla sua capacità, alla sua grande passione nei confronti proprio della scalata e dell'alpinismo. Questo ha permesso anche a me, se non altro inizialmente, di poter perlomeno osservare alcune delle vie di Comici più famose come la Bianca ed altre ancora. Ricordo una volta ci trovavamo sul settore che prende il nome dei Falchi, Falchi di Comici, che si trova sulla sommità del Monte Stena, diciamo alla destra del torrente Rosandra, dove vedemmo un camino perfettamente lineare, dritto, e chiesi a qualcuno che stava arrampicando lì quale fosse la storia di quella via così particolare, che non sembrava conoscere ostacoli e si sviluppava in maniera perfettamente verticale. Con una naturalezza incredibile, questa persona mi rispose: ma è una via di Comici, non poteva che essere così. Era come una goccia d'acqua che, se la fai cadere, non incontra nessun ostacolo e traccia idealmente una linea retta. Una serie di informazioni che mi lasciò attonito per quanto mi risultassero quasi metafisiche, andando a vedere quelle erano espressioni utilizzate proprio da lui. In quel caso mi si aprì veramente un mondo davanti. Sincerità, poesia, stile, gratuità, estetica, sembravano esserci le basi per la creazione, perlomeno da parte dei suoi contemporanei, di una sorta quasi di mito vivente, cosa che in parte anche si verificò, perlomeno nei confronti di chi lo aveva conosciuto.
Però poi la storia di Comici prende una piega inaspettata, brusca. Decide di abbandonare a un certo punto il suo lavoro, la sua città, Trieste, per inseguire la sua passione, l'alpinismo, la montagna, magari convertirla in una professione, quella della guida alpina, e si insedia sulle Dolomiti, lungo la Concampezzana, dove però le guide locali, iniziando a temere la concorrenza di una guida, una persona venuta da fuori che temevano essere più forte di loro, cercheranno di osteggiarlo in ogni modo possibile. Come prosegue questa storia? Beh, a quel punto c'erano le basi, c'era la voglia di immaginare un contenuto audiovisivo che potesse raccontarla, che potesse esprimere questa figura, queste vicende così interessanti. E così iniziamo. Ma la vita di Comici, oltre ad essere caratterizzata da imprese straordinarie, salite incredibili, figlie di un talento quasi imparagonabile, è anche caratterizzata da una fine tragica, terribile e sfortunata. Uno dei ricordi più emozionanti che ho legati alla produzione di questo film documentario è di quando ho avuto la possibilità di andare a filmare alcuni materiali presenti presso la sezione del CAI Alpina delle Giulie di Trieste. Ricordo molto bene il momento in cui mi venne disteso su di un tavolo a mo' di corredo tutto l'inventario appartenente a Emilio Comici, quindi i suoi vestiti, le scarpe, i chiodi, le corde, il martello e una macchina fotografica. Era una Leica, non saprei dire il modello esatto. Tra l'altro in quel periodo avevo la passione come hobby verso la fotografia analogica, quindi avevo una certa familiarità in questo tipo di oggetti. La presi in mano e ho ragione di credere anche che fosse al massimo degli ultimi anni 30, se non proprio del 1940, che è l'anno della morte di Comici, ma sono soltanto ipotesi. Ricordo ancora che provai a guardare dentro al mirino. Ebbi una sensazione veramente molto forte, un brivido alla schiena, pensando a chissà chi è stata l'ultima persona ad aver fatto questo gesto prima di me. E questa sensazione quasi mi immobilizzò per qualche secondo. È qualcosa che anche a ripensarci adesso, non so perché, ma veramente mi mette i brividi. Fatto sta che alla fine, grazie al contributo di gli esperti di questo settore che intervengono, che compaiono, e grazie anche all'assistenza di amici, colleghi che si sono prestati alla camera, ai trucchi come attori, ai costumi, siamo riusciti, come si suol dire, a portare a casa il lavoro e quindi a realizzare un prodotto che ci riempie di grandissima gioia e soddisfazione. Il documentario andrà in onda domenica 18 ottobre alle 9:20 della mattina su Rai 3 regionale e il mercoledì 21 in replica alle 9:20 di sera sulla terza rete Bis. Però a partire da martedì 19 ottobre, che è la giornata nella quale effettivamente ricorrono gli 80 anni dalla morte di Comici, il filmato verrà caricato sul nostro canale YouTube Racconti dall'Adriatico. Vi ringrazio di aver guardato questo video, spero vi abbia interessati, anche magari divertiti, e noi ci vediamo presto con altri racconti dall'Adriatico.